Buon pomeriggio, sono Isabella Randone e sono la responsabile della redazione scientifica di Mondadori Education per la secondaria di secondo grado. Benvenuti a questo secondo incontro che è dedicato al clima e ai suoi cambiamenti, è organizzato da Mondadori Scientifica, la nuova linea editoriale dedicata alle scienze. Il tema dell'intervento di oggi è cambiamenti climatici, azioni di mitigazione. Il relatore di oggi, che ringrazio e vi presento, è il professor Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Il professor Caserini si Buongiorno. occupa principalmente degli scenari e delle tecnologie per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di clima alteranti. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative, ha fondato e coordina il blog climalteranti.it. È co-direttore della rivista scientifica Ingegneria dell'Ambiente. Nel primo incontro, la settimana scorsa, abbiamo visto come si costruisce un modello e quali scenari si possono prevedere in base a quel modello. Oggi, in questa seconda lezione, il professor Caserini ci illustrerà invece le principali strategie e le azioni possibili per contrastare il surriscaldamento globale e nonché ci illustrerà quali sono le difficoltà e i benefici per la società e per l'ambiente. Io quindi cedo subito la parola al professor Caserini, avremo circa 45 minuti di presentazione, dopodiché possiamo rispondere alle domande, abbiamo un quarto d'ora che riserviamo alle domande che voi ci farete pervenire tramite le chat. Grazie e buona presentazione. Buongiorno a tutti e a tutte. Dunque, questa lezione ha lo scopo di introdurre il tema delle azioni di mitigazione. Prima, all'inizio, cercherò di ricapitolare velocemente alcuni aspetti basilari della scienza del clima. Ne ha già parlato il professor Gualdi. Questo è giusto una veloce carrellata di quelle che sono le cose principali che vanno ricordate per capire il contesto in cui si situano le azioni di mitigazione. Allora, la prima cosa su cui siamo sicuri, ricordiamocelo, è che ci sono dei gas che stanno crescendo nell'atmosfera, le cui concentrazioni stanno aumentando. Il principale di questi si chiama CO2, biossido di carbonio, anidride carbonica anche. Sappiamo che aumenta perché lo misuriamo direttamente dal 1958 in diversi posti. Questa è la famosa curva di Keeling, in onore al primo scienziato che iniziò a misurare questo gas atmosfera. Le concentrazioni oggi sono quindi salite rispetto a tanti anni fa. Oggi siamo a più di 410 parti per milione. E un'altra cosa di cui abbiamo certezza è che questo aumento è legato alle attività umane. La principale causa è il fatto che usiamo i combustibili fossili, il carbone, il petrolio e il gas, sono fatti di carbonio, quindi quando noi li bruciamo per produrre energia nelle sue diverse forme, l'energia elettrica o il riscaldamento, l'energia per scaldarci o usiamo la benzina e il gasolio derivati del petrolio per spostarci, bene, quando li bruciamo emettiamo CO2 nell'atmosfera. L'altra fonte, sappiamo, l'altro motivo dell'incremento del CO2 nell'atmosfera è che noi tagliamo le foreste del pianeta, abbiamo deforestato parte del nostro pianeta, quindi è carbonio che non sta più negli alberi o nel suolo, ma sta in atmosfera. Poi è vero che le foreste sono un po' cresciute, ma nel complesso parte del carbonio che c'è nell'atmosfera è legato anche alla deforestazione. Possiamo vedere anche la conseguenza di questo aumento della CO2, il fatto che le temperature sono aumentate a causa dell'aumento dell'effetto serra naturale del nostro pianeta. Questo è il motivo di questo aumento delle temperature, scienza del XIX secolo, di cui ha parlato il professor Gualdi. Qui vedete un grafico, vediamo sull'asse delle ascisse gli anni, dal 1880 in poi, dal 1880 si hanno i dati a disposizione un numero sufficiente di dati per avere la temperatura in media a scala globale. Vediamo l'anomalia delle temperature, ossia la variazione delle temperature rispetto alla media, che è quella dei primi 40 anni, dal 1880 al 1920, e vedete che c'è stato un incremento, circa di più di un grado a livello globale. Se guardiamo gli ultimi 50 anni, vediamo che quella linea verde, la media appunto di più anni sul lungo periodo, ci fa capire come il riscaldamento è inequivocabile. Come ha già scritto in modo molto preciso, molto chiaro, il Comitato degli Scienziati dell'ONU, l'IPCC, già nel 2007. Poi alcuni anni sì, aumenta la temperatura un po' di più, altri un po' di meno, questo per via dei movimenti di cui ha parlato l'atmosfera, di cui ha parlato il professor Gualdi, ma è chiaro che il riscaldamento è inequivocabile. Questo è un
questa animazione potete scaricarla dal sito web della NASA, si vede appunto come le terre emerse sono più calde dei mari, ci sono alcune zone che si scaldano di più, altre di meno. Il compito dei climatologi è proprio quello anche di non soltanto di descrivere perché dell'attuale riscaldamento, ma anche attraverso i modelli climatici cioè fare delle proiezioni sul futuro. Se ci limitiamo a quello che è successo, possiamo dire che ci stiamo già avvicinando a dei livelli di temperature associati a rischi elevati per diverse categorie di impatti. Questa figura ci mostra con queste quattro diverse barre diversi tipi di impatti. Il primo a sinistra sono gli impatti sulla biodiversità, gli ecosistemi unici e minacciati. Poi la seconda barra da sinistra sono gli eventi meteorologici estremi, poi la distribuzione degli impatti, gli impatti economici cumulati, l'ultimo gli eventi eccezionali su grande scala. Ebbene, dove è più rosso vuol dire che il rischio è maggiore. E vedete come il livello di temperatura di 2 gradi o anche di 1,5 gradi, queste due linee ci fanno capire che anche 1,5 gradi siamo già per la biodiversità ai livelli di rischio che vengono definiti come elevati. Questa figura è stata elaborata dagli scienziati coordinati dall'IPCC in un rapporto speciale che è stato pubblicato nel 2018, che è il rapporto speciale su 1,5 gradi di riscaldamento globale. È stato voluto perché in passato si è discusso molto dove mettere l'obiettivo delle politiche sul clima. Quando si è discusso l'accordo di Parigi nel 2015, si era discusso cosa mettere come obiettivo di questo negoziato. Alla fine è stato messo nell'articolo dell'accordo mantenere l'aumento delle temperature medie globali ben al di sotto dei 2 gradi e fare uno sforzo per fermare l'aumento delle temperature globali a 1,5 gradi. E in quei giorni dell'accordo di Parigi si commissionò agli scienziati questo un rapporto speciale che è stato pubblicato e ve lo lascio come riferimento se volete approfondire. È disponibile la versione italiana del sommario per decisori politici di questo rapporto, in cui era presente quel grafico che vi ho illustrato, c'è l'edizione qui in inglese. Tutto il rapporto si può scaricare dal sito dell'IPCC che trovate facilmente sul web. Ecco, questa è una sintesi di una 30ina di pagine che suggerisco a tutti quanti vogliono approfondire la scienza del clima. In questo rapporto speciale poi ci sono tante informazioni, ad esempio ci sono gli impatti anche per tanti diversi tipi di problemi. Se prendiamo appunto questa figura ci fa vedere lo stesso grafico con la linea dei 2 gradi e 1,5 gradi, gli impatti sempre più rosso vuol dire impatti più elevati. Vedete come con le barriere coralline già l'impatto di 1 grado, che è quello che stiamo verificando, l'aumento delle temperature medie globali di 1 grado, vediamo come già per le barriere coralline siamo già a un livello di rischio molto, molto alto. Questo fra l'altro proprio in questi giorni si sta verificando un fenomeno di bleaching, quindi di danno, di sbiancamento delle barriere coralline in Australia, veramente qualcosa di impressionante e che sta anche sconcertando gli stessi scienziati che assistono a questi danni. Vedete come nel rapporto poi del punto B42 di questo testo c'era che a 1,5 gradi ci si aspetta appunto una perdita ulteriore del 70-90% delle barriere coralline e con 2 gradi una scomparsa del 99% delle barriere coralline. Questo vi fa capire come anche incrementi delle temperature che ci sono vicini, perché 1,5 gradi è soltanto 0,5 gradi, può dare origine a tanti altri problemi. Vediamo poi sulle rese dei raccolti, vediamo sugli ecosistemi terrestri o le inondazioni, come i rischi sono comunque elevati. Un'ultima cosa che vorrei ricordare, oltre allo sbiancamento che è legato all'aumento delle temperature, un altro rischio per gli oceani è legato all'aumento dell'acidità del mare, perché la CO2 che noi scarichiamo nell'atmosfera si dissolve nell'oceano, diventa acido carbonico e quindi aumenta l'acidità del mare. Infatti nel rapporto c'è scritto che la variazione del pH, che è la misura dell'acidità del mare, che appunto è stata di 0,1 unità dal periodo preindustriale, è qualcosa che non ha precedenti nei precedenti 65 milioni di anni. Questo con grande sicurezza gli scienziati lo dicono. Con più incertezze, ecco, si sta discutendo se bisogna andare indietro 300 anni per trovare una variazione di acidità del mare così accentuata come oggi. Quindi capite l'entità dell'alterazione umana al sistema climatico. 300 milioni di anni, quindi molto molto più della prima, insomma, di quando sono comparse le prime scimmie antropomorfe qualche milione di anni fa. Vediamo adesso il futuro. Questo sicuramente è qualcosa di cui vi ha già parlato anche questo il professor Gualdi. Richiamiamo
le considerazioni principali, ossia del futuro noi non sappiamo quello che succederà, non possiamo fare previsioni, facciamo delle proiezioni in relazione a diversi scenari. Quindi, non potendo fare previsioni che dipendono soltanto da quello che è successo nel passato, quello che possiamo fare è fare delle ipotesi. Se non faremo niente per contrastare il riscaldamento globale, allora i modelli climatici ci dicono che potremmo andare incontro a aumenti di temperatura mostrate da questo grafico, che già al 2100 raggiungono circa 4 gradi in più rispetto alle temperature medie del periodo 86-2005, e poi più si va avanti, più l'aumento delle temperature raggiunge 5, 6, 7 gradi. Capite anche la grande incertezza che c'è nel fare queste proiezioni, perché non è facile neanche per i climatologi capire come funziona un pianeta così alterato rispetto ad oggi. Ecco, si possono però fare altri scenari. Ecco, lo scenario, quello che qui vedete chiamato RCP 2.6, sta per Reference Concentration Pathways, ossia scenario di aumento delle concentrazioni di CO2 e degli altri gas serra. In questo scenario, che limita rispetto allo scenario precedente l'aumento della forzante radioattiva a 2,6 watt al metro quadro, ebbene, vedete, l'aumento delle temperature si sta un po' sotto i 2 gradi rispetto al periodo preindustriale, e poi però vedete che c'è un aumento delle temperature che permane ancora per tanti e tanti secoli. Quindi l'aumento delle temperature non è qualcosa che riguarda soltanto noi oggi, ma riguarda decine e decine di generazioni dopo di noi. Se vediamo anche qui questa animazione, ho messo qua il sito, appunto è stata creata da me con la collaborazione di Francesca Cella, presa dai dati del sito Copernicus, dal portale Copernicus. Qui potete vedere quanto diversi sono i mondi a fine secolo nei tre diversi scenari che abbiamo visto. Quindi lo scenario in basso a destra è lo scenario in cui non si fa niente, lo scenario in cui appunto si va avanti a mettere gas serra come se non ci fosse bisogno di politiche climatiche. Sulla sinistra uno scenario, appunto, l'RCP 2.6, che prevede azioni molto decise, drastiche, di riduzione delle emissioni. In mezzo uno scenario di azioni moderate, dove più o meno siamo avviati, qualcosa cominciamo a fare, ma in modo moderato, non abbastanza importante. Quindi questo è un po' un piccolo riassunto della scienza del clima. La conclusione qual è? Che se vogliamo limitare il riscaldamento globale, la riduzione delle emissioni deve essere urgente. Quindi dobbiamo veramente iniziare a ridurre le emissioni e farlo in modo molto rapido, consistente. Più aspettiamo a ridurre queste emissioni, più abbiamo il rischio di aumentare le temperature, e ripeto, questo aumento permarrà molto a lungo. Lo lasceremo anche alle generazioni che verranno dopo di noi. Questa è una scelta che non spetta agli scienziati decidere cosa fare, spetta alla politica sulla base del consenso che arriva dai cittadini. Però una cosa che vorrei lasciarvi da questa introduzione è proprio questo senso di urgenza che emerge se si legge la scienza del clima. Quindi non è solo un problema di fare qualcosa, ma di farlo velocemente. Quindi vediamo cosa potremmo fare e cosa anche in parte stiamo facendo. Anche qui possiamo dire che ci sono diverse cose da dire, ci sono diverse alternative, non c'è una sola cosa. Stiamo facendo e possiamo quindi andare avanti a fare diverse cose. La prima cosa è negare che esiste questo problema. Dire no, non è vero, io ho sentito il cugino di mio zio che dice che ha un amico che dice che non è vero perché c'è uno scienziato che nega il riscaldamento globale. L'abbiamo fatto in passato, se vi interessa sul sito, appunto il sito web che qui vedete indicato, potete scaricare la versione appunto gratuita del PDF del libro che ho scritto nel 2008, si chiamava Qualcuno piace caldo. Era un libro in cui avevo passato un po' in rassegna tutte le varie tesi che io chiamo negazioniste, ossia niente sta cambiando, non dobbiamo preoccuparci, anzi il clima è sempre cambiato, una volta faceva più caldo, o l'uomo non c'entra, è colpa del sole, dei vulcani, o il riscaldamento globale magari farà bene. C'è chi dice adesso che ormai è troppo tardi, ecco, non è vero neanche questo, lo si diceva già anche nel passato. Poi il secondo volume che vedete è la versione, questa, diciamo, la versione tascabile del primo saggio, che era più un saggio scientifico. Ebbene, queste tesi sono tesi che sono state dismesse, smentite dalla climatologia. Non esistono nel dibattito scientifico sulle riviste del settore. Io le chiamo tesi negazioniste perché non vanno confuse, cioè chi propone queste tesi non è uno scettico. Io mi ritengo uno scettico per alcuni aspetti della scienza del clima e delle strategie di mitigazione. Invece il negazionismo è quando
si rifiuta di credere a una evidenza consolidata in ambito scientifico. Quindi il dubbio è il motore del processo scientifico, ma la scienza non avanza soltanto col dubbio, avanza anche nel riuscire a costruire su quello che si è scoperto, che si è conosciuto, e quindi creare anche nuovi dubbi e non rimanere a discutere sui dubbi di un secolo o due secoli fa. Vi voglio ricordare che ci sono dietro a queste tesi negazioniste, a volte c'è l'esibizionismo, il narcisismo di alcuni di questi soggetti che trovano visibilità nel dire il contrario di quello che dicono tutti i climatologi, o quasi tutti. Però ecco, ci sono anche state campagne di disinformazione ben orchestrate, ben finanziate. Un riferimento che vi lascio è questo libro uscito da pochi mesi per Edizione Ambiente, I mercanti di dubbi, di nomi Horace Cass e Eric Conway, sono due storici di Harvard, che hanno mostrato come molte di queste tesi che hanno negato la scienza del clima, molte di queste tecniche utilizzate per propagandare, per costruire in modo artificiale l'incertezza, erano tecniche già elaborate e utilizzate per negare altre evidenze scientifiche, ad esempio i danni del fumo di sigaretta, oppure il danno dai pesticidi, o il pericolo che le sostanze lesive, alcune sostanze clorurate, potevano essere lesive per l'ozono stratosferico, il cosiddetto buco dell'ozono. Ebbene, sul riscaldamento globale hanno utilizzato molte di queste tecniche, alcuni soggetti sono anche stati gli stessi che prima si facevano pagare per negare l'evidenza scientifica sui danni del fumo di sigaretta per i polmoni, per lo sviluppo dei tumori. Ecco, oggi è arrivato il momento di mettere da parte questa argomentazione negazionista. Oggi vi assicuro che se si legge la letteratura scientifica non si discute più se è colpa dell'attività umana il riscaldamento globale, e neanche insomma, se la situazione, se sulle proiezioni future non vengono messe in discussione, che ci dicono questo possibile aumento molto rilevante delle temperature. Poi certo, la scienza del clima ha ancora tante incertezze, ma non sono su quello che dicono i negazionisti. Se pensiamo alla stabilità dei ghiacci del pianeta, alle correnti oceaniche, c'è ancora tanto da chiarire e da risolvere come incertezze. Però stiamo sempre più parlando dei dettagli, non certo il cuore del problema del cambiamento climatico. Vediamo adesso un'altra cosa che potremmo fare, è rinviare il problema, dire ma no, non è questo il momento per agire, oppure far finta di agire, fare greenwashing, darsi una pitturata di verde. Ebbene, anche questo può essere molto pericoloso. Va detto qua, vi do un altro riferimento, che è questo libro che purtroppo non è ancora stato pubblicato in Italia, che si chiama La ragione dei tempi bui, Reason in a Dark Time, di un filosofo, del Jameson, che ha scritto un libro in cui ha spiegato, a mio parere, in modo magistrale come il motivo per cui abbiamo fatto così tanta fatica ad agire contro il riscaldamento globale, il motivo di questo ritardo, è perché effettivamente è un problema complesso, non è il solito problema ambientale. Non riguarda soltanto noi da vicino, non sono azioni spregevoli quelle con cui stiamo aumentando il gas serra nel nostro pianeta, sono azioni innocenti e banali come guidare un'automobile o riscaldare la propria abitazione. Un altro fattore che ci complica la vita è anche per cui facciamo fatica ad agire, che comunque le nostre emissioni sono molto piccole e contano soltanto se unite a tutte le altre emissioni degli altri miliardi di persone del nostro pianeta, e quindi ci fa sentire poco responsabili, perché in effetti da soli noi non stiamo cambiando il pianeta, lo stiamo cambiando insieme a tutti i nostri simili. E poi ecco, questa particolarità della crisi climatica, questo fatto che noi siamo solo in piccola parte responsabili e i danni sono comunque molto nel futuro, qualcosa li stiamo già vedendo, come abbiamo visto in quei grafici, ma molto lasceremo alle generazioni future. Ecco, questo fa sì che noi non siamo portati a riconoscerlo come un vero problema etico e morale. Non è qualcosa che ci riguarda noi direttamente, non è qualcosa di cataclismatico. Ad esempio, com'è questa crisi del coronavirus che ci sta sconvolgendo le vite in questo momento, qualcosa che è arrivato molto rapidamente e che speriamo nel giro di qualche mese o forse un anno di lasciarci alle spalle. Ecco, invece il cambiamento climatico è un'incubazione che arriva da molto lontano, più di un secolo di incubazione, e sicuramente ci riguarderà ancora per molti secoli. Per questo conviene affrontare seriamente questo problema del riscaldamento globale, e scoprendo magari, se lo affrontiamo seriamente, che ci sono anche delle opportunità che possiamo cogliere. Cosa vuol dire affrontare
seriamente il problema dei cambiamenti climatici. Vuol dire innanzitutto riconoscere l'esistenza di questo problema, smettere quindi di negare, di rinviare, farsene una ragione. Un altro aspetto è poi comprendere meglio quello che sta succedendo e che potrà succedere. Ricerca scientifica, io su questo ho un conflitto di interessi, ma va detto che sicuramente può essere utile sapere in anticipo quello che potrebbe succedere. Ci siamo proprio accorti negli scorsi mesi, quanto nelle scorse settimane, quanto è pericoloso farsi trovare impreparati e non essere pronti, non aver previsto quello che poteva succedere. Ebbene, questo con la scienza del clima oggi possiamo dire molto su quello che potrebbe succedere con i diversi scenari. Su questo i modelli climatici di cui si occupa il professor Gualdi e altri climatologi come lui sono veramente uno strumento straordinario ed essenziale. Le due strategie più importanti poi sono l'adattamento e la mitigazione. L'adattamento vuol dire in sostanza cerchiamo di gestire e ridurre i danni dei cambiamenti climatici in atto e inevitabili nel futuro. Se c'è il problema, almeno cerchiamo di gestirlo. La mitigazione consiste invece nel ridurre la causa del problema, quindi le emissioni e quindi la deforestazione, quindi potenziare gli assorbimenti delle foreste. Quindi se abbiamo capito com'è un po' come è strutturato il problema, le attività umane che emettono gas serra, questi gas serra si accumulano nell'atmosfera, sono le concentrazioni che aumentano. L'aumentato effetto serra porta a un aumento delle temperature, che dà luogo degli impatti. Ecco, l'adattamento vuol dire riduciamo gli impatti del riscaldamento globale sulle attività umane. La mitigazione invece agiamo sulle emissioni per ridurre tutto il problema del cambiamento climatico. Molto velocemente, non abbiamo tempo per entrare nei dettagli. L'adattamento in sostanza vuol dire mettere in campo tutta una serie di misure, come ad esempio i sistemi di monitoraggio e allarme. Se un problema può essere quello delle ondate di calore, quindi un'estate torrida, che porta a grandi aumenti di temperature, allora se ci prepariamo con sistemi di monitoraggio che ci avvisano magari della possibilità di arrivo di un'ondata di calore nei giorni successivi, possiamo parte gestire questo problema. Un sistema di monitoraggio nel caso di un'alluvione. Protezione civile è importante per gestire questi rischi. Sistemi di soccorso, penso ad esempio nel caso quando ci sono inondazioni. Alcune azioni di adattamento sono strutturali, pianificare diversamente il territorio o avere tecniche costruttive. Un esempio, se sappiamo che per via del riscaldamento in atto andiamo incontro a estati sempre più calde, allora è chiaro che dobbiamo cercare di costruire le case per resistere meglio alle temperature torride d'estate. Quindi cambiare caratteristiche costruttive per fare in modo che le nuove case costruite siano sempre più case che non hanno bisogno poi di ricorrere a energia per assicurare un po' di fresco durante i periodi più caldi. Poi tecniche di assicurazione, o pensiamo all'agricoltura, ad esempio in pianura padana, è chiaro che con un'alterazione del ciclo idrologico portata dal riscaldamento globale dovremmo ripensare il modo in cui irrighiamo nella pianura padana, quindi passare a tecniche di irrigazione meno sprecone, che portino a meno spreco di acqua. Oggi c'è un tantissimo spreco di acqua per irrigazione, si può fare molto per contenere questi consumi. Ecco, sarà vitale farlo nel momento in cui avremo meno copertura nevosa sulle Alpi e magari meno estensione di ghiacci perenni, quindi il ciclo idrologico subirà delle variazioni. A livello europeo oggi è chiesto di impostare dei piani di adattamento, è chiesto alle nazioni, agli stati, di fare un piano di adattamento con linee guida priorità e si chiede anche ai grandi comuni di agire. In sostanza si chiede di cercare di costruire quella che viene chiamata anche la resilienza delle società al riscaldamento globale. Ecco, queste sono azioni che è importante da subito mettere in atto. Faccio un esempio che ci riguarda da vicino. Proviamo a pensare a quest'estate. Tutti noi non sappiamo come questa emergenza virale come proseguirà, quanto ci sarà ancora richiesto nel futuro di stare in casa e di non uscire all'aperto. Ecco, sicuramente un'estate, se verrà un'estate molto calda, se sapete che le ondate di calore non sono sempre nello stesso punto, nello stesso periodo, dipende molto da come circola l'atmosfera. Ecco, se ci sarà in Italia un'ondata di calore molto forte, allora è chiaro che questo si sommerà con una criticità legata al fatto che le persone non staranno molto all'aperto. E quindi magari in casa vorranno utilizzare più impianti di condizionamento. Ci sarà una maggiore richiesta per il sistema elettrico. Allora il sistema elettrico riuscirà a reggere
ad esempio a un maggiore incremento di consumi elettrici legati al condizionamento per appunto l'intersezione fra la crisi del coronavirus e quella climatica. Ecco, questo è un esempio di come si può cominciare a ragionare direttamente oggi, ed è importante farlo, e come è importante ragionare appunto sulle politiche di adattamento. Vediamo adesso al cuore della lezione, la mitigazione dei cambiamenti climatici. Questo è il nome del corso che tengo al Politecnico di Milano per gli studenti di ingegneria ambientale. È un corso di una cinquantina di ore di lezione, 30 di esercitazione, quindi è chiaro che ora farò vedere un po' i titoli, farò vedere gli aspetti fondamentali del problema. Allora, la mitigazione, abbiamo detto, è agire sulle cause, quindi ridurre le emissioni dei gas climalteranti e anche potenziare gli assorbimenti dei gas serra dati dalle foreste e dai suoli. Allora, ci sono tanti modi in cui noi possiamo ridurre le nostre emissioni di gas serra. Fino a quando noi utilizziamo i combustibili fossili, come oggi, ed emettiamo CO2 dai consumi energetici, è evidente che se noi risparmiamo l'energia, facciamo in modo di ridurre l'uso dei combustibili fossili e quindi riduciamo le emissioni. Quindi tutte quelle pratiche di riduzione del consumo di energia sono pratiche che portano a ridurre le emissioni. Poi abbiamo l'aumento dell'efficienza nella produzione di energia, ora vi mostrerò alcuni esempi nel settore dei trasporti, nel settore residenziale. Nel periodo di transizione, oltre a aumentare l'efficienza nella produzione e nel consumo di energia, è importante smetterla prima di usare il carbone, che essendo fatto di solo carbonio ha maggiori emissioni per unità di energia prodotta, maggiori emissioni di CO2, invece passare al gas naturale che ha minori emissioni di CO2 a parte dell'energia prodotta, ma comunque ha emissioni di CO2 perché CH4, il metano, ha comunque il carbonio. Però rispetto al carbone il passaggio al gas naturale comporta un beneficio. La partita cruciale, chiave, è invece rottamare il sistema energetico fossile e costruirsi e passare quindi a una produzione rilevante di energia non fossile. E qui vedremo ci sono tanti sistemi per produrre energia senza utilizzare combustibili fossili. Ci sono poi in ambito ingegneristico alcune tecniche che consistono nel catturare la CO2 dei fumi e di una cementeria, ad esempio, e stoccarla, quindi trasportarla e poi stoccare questa CO2, ad esempio, nel sottosuolo in modo sicuro. Sono tecniche che si stanno studiando, non sono ancora utilizzate su vasta scala, ci sono una trentina di impianti in giro per il mondo, quindi sicuramente il cuore sarà la decarbonizzazione, quindi il passaggio a energie rinnovabili. Poi ci sono interventi su altri gas serra, come il CH4 che è il metano e l'N2O che è il protossido di azoto e i gas fluorurati. Metano e protossido di azoto derivano soprattutto dalle attività agricole, come vedremo. Poi nel settore si studia anche l'influenza di alcuni gas come gli ossidi di azoto, il composto organici volatili o il monossido di carbonio, come influiscono sulla presenza del metano, quindi come anche contrastare la presenza di questi gas può permettere di riuscire a contrastare il riscaldamento globale. E poi il black carbon, che è la fuliggine, questo particolato nero che è in grado quindi di assorbire energia. Quindi vedete come c'è un menù molto ricco, fatto di tante azioni, molte di tipo tecnologico, sicuramente una grande sfida tecnologica la mitigazione del cambiamento climatico, ma c'è anche una grande partita legata ai comportamenti individuali, perché molte di queste azioni, penso al risparmio energetico, anche all'efficienza, dipendono anche dalle scelte che facciamo individualmente nei consumi, nell'acquisto dei prodotti. Quindi una cosa che va detta è che le emissioni di gas serra sono associate a tantissimi diversi tipi di attività. Non ci sono solo due attività marginali, come ad esempio nel caso del buco dell'ozono. Lì erano le bombolette a spray, alcuni composti presenti nei refrigeranti, negli isolanti, erano una piccola parte del sistema industriale. Mentre se vogliamo contrastare l'aumento di CO2, metano e protossido di azoto, dobbiamo prendere in sostanza tutte le attività economiche presenti sul nostro pianeta, con pochissime eccezioni. E quindi capite che alla fine non è più neanche oggi andare a vedere quale conta di più o di meno. Di fatto sono tutti i settori che devono essere messi sotto controllo. Il risparmio energetico. Allora, il risparmio energetico è la prima cosa da fare perché è quella che si fa anche senza costi, anzi si risparmia soldi se si risparmia l'energia. E qui ci sono c'è un grande potenziale in tanti settori, dall'illuminazione, agli elettrodomestici. Tutti noi sappiamo, e avete già sentito, che potremmo fare di più per risparmiare energia, anche poi a livello di edifici pubblici, di scuole,
L'abitazione di casa, molte case ancora oggi sprecano energia perché riscaldano, si riscaldano troppo gli ambienti. Sui trasporti si potrebbe ad esempio ridurre alcuni spostamenti. In queste settimane abbiamo imparato forse che alcune riunioni, volendo, si possono anche fare senza muoversi di persona. Certo, non tutto, ed è importante che è molto importante sono anche i contatti umani, ma c'è un potenziale sicuramente nel riuscire a ridurre alcune attività senza diminuire il benessere. Oggi si studia come è possibile cercare di favorire il risparmio energetico attraverso quello che viene chiamato la spinta gentile, questi nudge, questi incoraggiamenti, appunto come mettere la mosca negli urinali per fare in modo che la gente appunto la faccia più nel centro e non fuori. Questo è un esempio che si fa spesso per far capire molto velocemente di cosa si intende. Ossia anche la scritta sulla fattura dell'energia elettrica che ti dice attenzione, tu stai consumando più della media dei tuoi vicini, si è visto che ha una spinta gentile che ti porta a cercare di essere un po' più virtuoso. Va detto che non va però mitizzato il ruolo del risparmio energetico. In realtà alcuni studi hanno mostrato come poi se ci si impegna per risparmiare energia ci sono poi a volte dei feedback, delle cose che succedono. Ad esempio un comportamento virtuoso in un settore ti porta, ad esempio nel risparmio energetico, ti porta, hanno fatto degli studi quantitativi, hanno visto che chi fa di più in questo settore poi è meno propenso ad accettare una tassa sul carbonio. Azioni magari più incisive, costose e anche poi più efficaci. Oppure chi è molto risparmioso sul tema dell'acqua, hanno fatto delle indagini, hanno visto che chi risparmiava più l'acqua poi in realtà si lasciava un po' andare nei consumi dell'energia elettrica. Si parla anche dell'effetto del rimbalzo, ossia se io uso un apparecchio più efficiente, alla fine lo uso di più, perché tanto so che non sto inquinando tanto. Ecco, non abbiamo tempo per entrare nei dettagli. Sicuramente ci sono questi problemi, ma non vanno neanche esagerati. L'effetto rimbalzo in realtà non è poi così importante. Le politiche di risparmio energetico, di efficienza energetica, si è visto che alla fine hanno dei benefici e riescono a ridurre le emissioni dei gas serra. L'efficienza, se pensiamo agli edifici, dove vanno molta parte dei nostri consumi individuali, vedete che nel risparmio, nell'efficienza energetica si può fare costruendo edifici con più coibentati. Oppure utilizzare valvole termostatiche nei condomini. Ecco, questi c'è veramente un menu molto ampio che permette in diversi contesti di agire e molto spesso con degli investimenti che hanno dei ritorni su tempi rapidi, quindi che danno dei benefici su tempi limitati. E settori trasporti, anche qui c'è tanto da dire, l'incentivare la pedonalità, i trasporti non motorizzati permette quindi di risparmiare sull'uso dei carburanti, quindi la mobilità sostenibile. Poi c'è un discorso poi di efficienza che si può fare invece passando ad esempio all'auto elettrica, che è vero che l'auto elettrica richiede comunque di energia elettrica prodotta da qualche parte, ma il motore elettrico rispetto a un motore a combustione interna, a ciclo 8 o diesel, è un motore molto più efficiente. E quindi molti studi che hanno valutato l'analisi del ciclo di vita, quindi dalla culla alla tomba, hanno mostrato come sicuramente ci sono grandi vantaggi energetici a passare l'auto elettrica, oltre al fatto che non si emette direttamente nel posto in cui ci sono le persone che sono i centri storici. Attualmente sappiamo che le politiche sui trasporti hanno punti critici legati a decenni di pianificazione urbana, a volte dissennata, che hanno portato allo sviluppo di grandi città diffuse, in cui alla fine si fa fatica a intervenire con i mezzi pubblici o anche a permettere grandi numeri di trasporto non motorizzato. Ecco, su questo è sicuramente un settore che su cui si può agire per portare a casa altri risultati. Certo, forse un settore più difficile di altri. Di altri come la produzione di energia non fossile, che va detto, negli ultimi anni ha avuto dei grandi sviluppi. Abbiamo tanti modi per produrre l'energia senza combustibili fossili. Qui ho citato, vedete, un elenco di diversi tipi di produzione di energia non fossile. Citerò velocemente i due più importanti, quelli che oggi, le due forme che vengono viste oggi come le due energie chiave, cruciali per questo secolo, che sono l'energia eolica e l'energia solare. Poi naturalmente anche dalla geotermia, dal moto ondoso, dalle maree, oggi si sta facendo molta ricerca e sviluppo e si sta discutendo anche magari di come cercare di fare di più in tutti questi settori. Il dibattito sul nucleare, devo dire, non dirò quasi niente perché va detto che il nucleare ormai è un problema più che altro di costi.
rispetto al solare e l'eolico, che sono oggi molto più competitivi. Quindi, al di là del discorso dei rischi, dei danni di proliferazione, di fatto oggi il problema del nucleare, che dove c'è il libero mercato, non ha un grande sviluppo perché non è sufficientemente economico come fonte di energia. E quindi oggi il cuore del problema è sicuramente come riuscire a sviluppare velocemente il solare e l'eolico, in cui molti studi mostrano ci sono grandissimi margini di miglioramento, come già ci sono stati negli ultimi 10 anni. Va detto una cosa, che tutte queste forme di energia non fossile hanno dei punti critici. Non ci sono pasti gratis, non c'è nessuna forma di energia che permette di non avere impatti. Sono però impatti diversi rispetto a quella della CO2 che permane nell'atmosfera e quindi scalda il pianeta per molti millenni. Dobbiamo gestire gli impatti sul paesaggio, l'intermittenza della sorgente, perché queste fonti di energia non sono come la solare, l'eolico, non sono costanti, non sono programmabili. Abbiamo problemi di minerali, ad esempio, per gli accumulatori, ma sono cose che si possono affrontare e sono sicuramente meno gravi di un problema come quello del riscaldamento globale che lasciamo a tante generazioni dopo di noi. Due cose veloci sull'energia eolica, su cui ci sono dei dati veramente molto interessanti. Oggi parliamo dell'energia onshore, si intende le paleoliche sulla terraferma, abbiamo poi le paleoliche sul mare, offshore, e recentemente, le cito perché sono cose proprio degli ultimi anni, ci sono paleoliche che vengono messe disposte galleggianti, quindi non direttamente ancorate sul fondo del mare, ma tenute in zona con dei cavi sul fondo del mare, ma galleggiante con dei sistemi di contrappeso, e ormai ci sono installazioni di molti megawatt di impianti galleggianti, e questo capite che permette di risolvere il problema dell'impatto paesaggistico, perché posso metterli più sul mare aperto, dove non ho vicinanza di persone. E questo apre delle grandi prospettive sull'energia eolica. Qui vedete un diagramma che riguarda l'energia solare eolica, di quanto velocemente dal 2000 al 2018, a cui abbiamo gli ultimi dati, è cresciuto l'energia sia eolica che solare. Guardate che questo incremento della potenza installata in gigawatt, appunto miliardi di watt eolico e solare, ha superato le proiezioni di tutti gli istituti di ricerca, anche delle associazioni ambientaliste. Neanche Greenpeace aveva previsto 15 anni fa uno sviluppo così rapido come quello che si è verificato dell'energia eolica e solare. E vedete che la prospettiva dei prossimi 4 anni è quella di un ulteriore imponente sviluppo dell'energia solare eolica. Questo perché oggi hanno costi competitivi. Il solare, parliamo di energia solare, abbiamo diversi tipi di energia solare. La prima, la produzione di energia elettrica, arriva dal solare fotovoltaico, in una cella di silicio, insomma in un pannello fotovoltaico, il passaggio degli elettroni permette di portare la produzione di energia elettrica, è naturalmente non costante perché dipende dall'insolazione, è non programmabile, anche se con i modelli meteorologici sappiamo prevedere molto bene quanto potrebbe esserci la nuvolosità e quindi la produzione può essere prevista con un certo anticipo. Il solare a concentrazione invece permette, scaldando un fluido, di dare un po' più di inerzia al sistema di produzione di energia, un fluido caldo che viene scaldato e quindi poi permette di usare un ciclo a vapore, permette di produrre energia elettrica, quindi un principio diverso, così come è diverso il principio del solare termico, che è un principio molto semplice: si scalda un liquido, l'acqua, per produrre energia termica che può servire ad esempio per l'acqua che utilizziamo in ambito sanitario, oppure si può anche utilizzare per chi ha riscaldamento a pavimento per dare una parte del calore che serve alle abitazioni. Ebbene, queste sono installazioni che oggi già sono presenti e sono tranquillamente replicabili. Si tratta quindi di farle, di espandere in modo più veloce e di usare anche un po' di creatività. Di riuscire a gestire anche delle reti elettriche in cui c'è dentro magari un 10, 20, 30 anche per cento di energia rinnovabile. Oggi abbiamo alcune reti elettriche, come nel nord Europa, in Scozia, in Irlanda, ma anche la stessa Danimarca, in cui in alcuni giorni abbiamo anche 70-80 per cento di 90 per cento di energia che deriva da fonti rinnovabili, eolico e solare.
Naturalmente non sono presenti appunto tutte le 24 ore, quindi è importante anche l'accumulo, ma va detto che però negli ultimi 20 anni l'efficienza di questa installazione è cresciuta notevolmente. C'è stato un grande sviluppo di soluzioni innovative, vado molto veloce, vi faccio vedere giusto qualche figura. È anche pensabile, ad esempio, non dover sacrificare il terreno, ma per alcuni tipi di colture combinare la produzione agricola con alcune produzioni fotovoltaiche. Per darvi l'idea velocemente della diminuzione dei costi del fotovoltaico, qua vedete come dal 1975 a oggi il prezzo della cellula del modulo fotovoltaico è sceso in sostanza di due ordini di grandezza, quindi di 100 volte. E andrà avanti, secondo molti studi, a andare a ridursi come costo anche in futuro. Questo più o meno lo stesso dato che dimostra come appunto anche nel 2020-2030 ci si aspetta ulteriore, più un dimezzamento rispetto ad oggi, del costo del pannello fotovoltaico. E questo favorirà lo sviluppo dell'energia fotovoltaica, che già si è sviluppata molto. Questa è la produzione a livello europeo dei vari paesi. Rispetto a quello che era appunto i piani nazionali, l'obiettivo dei piani nazionali di energie rinnovabili, e vediamo come in Europa abbiamo prodotto più energia rinnovabile, abbiamo installato più potenza rinnovabile di quella che si era prevista nella pianificazione fatta una decina d'anni fa. Quindi ecco, il sistema si sta muovendo e si sta muovendo velocemente. Oggi si installa molto più energia rinnovabile rispetto all'energia fossile. Questo grafico vi mostra in rosso la quantità di potenza elettrica decommissionata, quindi chiusa, e quella in blu, quella nuova connessa, e vedete come l'entità della nuova potenza fotovoltaica e solare. Naturalmente poi le ore di funzionamento sono diverse, ma questo ci fa capire come c'è una grande spinta ormai in corso verso le rinnovabili. Questo figura per dirvi appunto quello che si diceva prima sul prezzo dell'energia. Vedete che il solare fotovoltaico, la prima barra in alto, ha dei prezzi rilevanti, ma se prendiamo già quello di una dimensione maggiore sui tetti nel settore commerciale e industriale, i prezzi si riducono. Se poi prendo lo utility scale, quindi una scala di grande dimensione, vedo che il prezzo del solare fotovoltaico è competitivo con quelli del ciclo combinato a gas. E il carbone e soprattutto il nucleare sono prezzi nettamente superiori. E questo spiega perché, ad esempio, anche in Texas è cresciuta molto l'energia eolica, è cresciuta molto l'energia solare, semplicemente perché oggi è più competitiva. Una sfida del futuro sarà quella dello stoccaggio di energia, proprio perché dovremo avere reti più complesse rispetto a quelle attuali, dovremo trovare il modo di accumulare l'energia nelle batterie o attraverso il pompaggio dell'acqua degli invasi idroelettrici, dopo averla utilizzata per produrre energia idroelettrica, ripompiamo l'acqua in alto. O si studiano anche sistemi gravitazionali per accumulare energia. Ecco, qui c'è un grande frammento, anche perché anche i prezzi delle batterie, ad esempio gli ioni di litio, sono scesi molto negli ultimi 10 anni. Ecco, quindi è un mondo che si sta muovendo e anche supportato da alcune buone notizie come quelle sui prezzi. Velocemente il funzionamento, vi lascio qua qualche slide sul sistema termodinamico, che non è oggi, diciamo, competitivo e sviluppato come il fotovoltaico, ma sicuramente in alcune zone dove ci sono grandi estensioni, ad esempio, di territorio disponibile, può essere un'altra fonte importante per dare anche una maggiore produzione quando il sole tende a essere meno potente. Il pannello solare termico è qualcosa che conosciamo, si integra con la distribuzione del calore nell'abitazione e questo permette ad esempio di farsi la doccia con l'acqua scaldata come dal sole il giorno prima. Quindi io nella mia abitazione solare termico ormai è da una settimana che uso il riscaldamento, quindi la doccia che mi faccio il mattino è con l'acqua scaldata dal sole il giorno precedente. Ultima cosa sulla mitigazione, sul ruolo degli allevamenti, di cui si parla molto. Se prendiamo il metano piuttosto che l'azoto, abbiamo detto che questi gas arrivano dall'agricoltura e in particolare nel caso dei ruminanti c'è una grande emissione di metano dalla digestione. Per questo motivo, se si fanno i conti dell'impronta carbonica, ossia si traduce il potere riscaldante del metano in termini di CO2, ebbene si scopre che una dieta con una grande alimentazione carnivora ha associato
una grande emissione di CO2. Quindi una riduzione, ad esempio, dell'utilizzo della carne di ruminante, quindi di bovino, nella propria dieta, permette di ridurre i gas serra indirettamente. Non è qualcosa che noi mettiamo in metano, ma con il nostro consumo stiamo generando una richiesta di allevamento e quindi un'emissione di metano. Va ricordato però una cosa che è importante. Il metano è un gas diverso dalla CO2. Il problema della CO2, come abbiamo detto, è che è molto persistente nell'atmosfera. E quindi agire per ottimare il sistema energetico è fondamentale perché altrimenti una volta che noi mettiamo CO2, questo gas dura molto nell'atmosfera. Invece il metano tende a essere ossidato a CO2, quindi a scomparire. Quindi il metano è più impattante sul breve periodo, sul riscaldamento che vivremo nei prossimi anni o 10-15 anni. La CO2 invece conta molto sul riscaldamento del lungo periodo, del metà secolo, di fine secolo o quello che lasciamo alle generazioni future. Quindi non ha molto senso stare a discutere è più importante questo, il metano rispetto all'energia. Contano tutti. Oggi gli obiettivi sono così ambiziosi per cui è importante fare il massimo in tutti i settori in cui possiamo farlo. Una cosa vorrei dire per finire questa parte sulla mitigazione, sulle buone notizie, perché ho scritto un libro 3 anni fa che appunto era sottotitolato 9 buone notizie sul cambiamento climatico, proprio perché se guardiamo nel dettaglio queste strategie di mitigazione e le conseguenze, scopriamo che ci sono molte cose interessanti. Ad esempio, non abbiamo l'energia elettrica. L'energia fossile in Italia o in Europa ne abbiamo poca e quindi la importiamo da fuori. Quindi farci l'energia in casa rinnovabile vuol dire dare una maggiore sicurezza all'approvvigionamento energetico, ridurre i costi di importazione o anche migliorare la qualità dell'aria. Ricordiamo che il PM10, gli ossidi di azoto, sono anche loro emessi dall'uso dei combustibili fossili. Per non dire poi dei problemi legati ai conflitti geopolitici per l'approvvigionamento dei combustibili fossili. Ecco, l'idea oggi è proprio quella di utilizzare anche la crisi climatica come uno dei driver di un nuovo modello di sviluppo, di nuovi posti di lavoro. In particolare oggi, con la crisi economica del coronavirus, un grande tema è quello di come ripartire magari con un modello diverso in cui le politiche sul clima abbiano un ruolo più importante. Un'ultima cosa delle buone notizie sulla mobilità. Se pensiamo all'auto elettrica, o anche alla mobilità sostenibile, quindi la pedonalità, l'intermodalità, le biciclette, ecco, serve per le emissioni climalteranti, ma serve anche per la qualità dell'aria urbana. E questo è un grande messaggio che lascio. Quindi una città con minori emissioni climalteranti, in cui si va a piedi, si va molto in bicicletta, questa è una città che amo, è Copenaghen, è una città con una maggiore qualità nella vita. Quindi, per finire questa parte, finire il mio intervento, vorrei dire questo. È chiaro che dobbiamo ridurre le emissioni. Ricordiamoci però questo. Oggi la sfida climatica ci richiede tempi molto rapidi. Se vogliamo stare dentro i numeri dell'accordo di Parigi, ricordiamoci che dobbiamo essere molto rapidi. Questo articolo scientifico che vi cito qua, questo grafico da cui proviene, pubblicato su Science, ci ha spiegato bene come se vogliamo stare dentro i numeri dell'accordo di Parigi, quello limitare il riscaldamento globale non più di 2 gradi rispetto al livello preindustriale, anzi cercare di fermarsi 1,5 gradi, dobbiamo ridurre del 90% le emissioni in 3 decenni. 3 decenni, guardate, pochissimo, vuol dire che sono le attuali generazioni che chi oggi inizia a lavorare che dovrà gestire questa grande transizione. La seconda cosa da fare è azzerare la deforestazione e poi, siccome dobbiamo essere a emissioni nette zero, siccome riducendo del 90% non siamo a zero ed è di fatto impossibile arrivare a zero con le emissioni di CO2, dobbiamo cercare poi di assorbire dall'atmosfera l'equivalente di quello che ancora emettiamo per essere emissioni nette zero. E questo tema dell'assorbimento di CO2 dall'atmosfera, che non si fa solo con le foreste, ma con tante altre tecnologie, è forse la novità della ricerca scientifica degli ultimi 5 anni nel settore della mitigazione del cambiamento climatico. Ecco, capite, un orizzonte 2050 ci chiede quindi di agire con grandissima velocità. E quindi l'ultima cosa che vorrei dire è questa, che in Europa siamo partiti con questa prospettiva al 2050. Più di un anno fa, novembre del 2018, la Commissione europea ha proposto questa strategia chiamata 2050 Long Term Strategy, strategia a lungo termine, e la visione è quella di un'Europa neutrale dal punto di vista climatico. Quindi non solo emissioni di CO2 netta,
nette zero, ma emissioni di gas serra nette zero, compreso il metano e il protossido di azoto. E quindi capite quanto questa è una sfida veramente gigantesca, che comunque è già stata messa sul tavolo delle politiche europee. La Commissione europea aveva detto chiaramente, questa Commissione europea, c'è già stato un voto del Parlamento per andare in questa direzione. L'European Green Deal, che è stato proposto nel dicembre del 2019, che ha come obiettivo la neutralità carbonica entro il 2050, è veramente una delle sfide epocali della nostra Europa. Oggi, con la crisi del coronavirus, sappiamo che si sta discutendo di una crisi economica, ma prima di questa crisi c'è una chiara intenzione di mettere molti soldi, 100 miliardi di euro, per la giusta transizione sociale economica, perché sicuramente questa grande trasformazione avrà degli impatti sulle società, sui posti di lavoro. Ci saranno più posti di lavoro, ma non saranno gli stessi quelli che si costruiscono di quelli che si perdono. E quindi c'è un grande problema anche sociale, politico, di gestire questa transizione. È già stato fatto un voto in Consiglio europeo per questa European Green Deal, con il voto contrario della Polonia, più che altro sui tempi, e adesso ci sarà appunto la necessità di andare avanti con questa European Green Deal, che vi invito, quindi come secondo documento che vi invito a leggere, oltre appunto al rapporto speciale dell'IPCC, c'è anche la versione italiana dell'European Green Deal che si può scaricare. Ecco, questo segna un po' il quadro delle politiche europee sul clima. Questa è l'ultima slide, e l'ultima slide dice appunto: nel 2020 la proposta legislativa sarà al vaglio del Parlamento e del Consiglio europeo. Ecco, qui c'è un refuso. Il 2020 sarà un anno cruciale per le politiche europee sul clima. Ecco, quindi oggi sappiamo che questo 2020 è stato sconvolto da questa epidemia. La cosa importante è che appunto questo grande impegno dell'Unione europea possa proseguire quest'anno, perché, come avete capito dalla scienza del clima, anche dalla relazione del professor Gualdi, sono processi che non si fermano. Oggi noi abbiamo meno emissioni di gas serra, ma certo non tali da poter contrastare questo riscaldamento, che, come abbiamo visto, dipende da tutto quello che abbiamo emesso, da questo grande incremento della CO2 che abbiamo avuto dal 1800 ad oggi. Quindi, qui ho finito. Vi invito a pensare a questo problema del cambiamento climatico e della mitigazione come una delle grandi questioni strutturali dell'Italia e dell'Europa e dell'intero pianeta. Non è la classica politica ambientale, è un qualcosa che sicuramente ci riguarderà per i prossimi decenni, con o senza epidemie varie come quelle che ci stanno sconvolgendo la vita. Qui vi lascio qualche riferimento dove scaricare appunto gli articoli scientifici che ho citato, il libro che ho citato, e sono a disposizione per le domande che avete. Ecco, allora, grazie professor Caserini, è stato veramente esaustivo, molto molto interessante. Sono arrivate tante domande mentre lei parlava, a qualcuna di queste ha risposto poi con slide successive, e ci rimangono 5 minuti di orologio, quindi la prima che le pongo è l'ultima che è arrivata in ordine di tempo. Le chiedono se i traguardi che lei ha indicato è ipotizzabile che siano raggiungibili nei prossimi 30 anni. Cioè, ce la faremo? Sono due domande diverse. Una, se sono raggiungibili, sì. Ci sono numerosi studi che dicono come questo è possibile. Poi, che ce la faremo? Questa è un'altra domanda molto più difficile. A livello tecnico-scientifico non ci sono motivi tecnologici per cui, a livello di bilancio di massa, del ciclo del carbonio, per cui non è fattibile. Richiede però di fare qualcosa di straordinario. Non ce la faremo con l'andazzo degli ultimi 30 anni, cioè con la velocità della mitigazione degli ultimi 30 anni, non arriveremo neanche sotto i 2 gradi. Siamo indirizzati verso i 2,5 gradi, 3 gradi. Però è possibile fare qualcosa di diverso. E in passato gli esseri umani hanno mostrato di essere capaci di fare degli salti, di fare delle transizioni anche a volte inaspettate. Certo, più passa il tempo, più diventa sempre più difficile riuscire a raggiungere quegli obiettivi. Ecco, sicuramente si può dire che non riusciremo a stare sotto 1,5 gradi. L'obiettivo, che è ben spiegato nel rapporto speciale IPCC, a cui rimando per la risposta a questa domanda, perché quel rapporto aveva proprio l'obiettivo di rispondere a questa domanda, sicuramente sforeremo 1,5 gradi, questo è certo. L'obiettivo è, a fine secolo, magari riuscire ad arrivare molto vicini a 1,5 gradi. Questo è possibile.
Mi ricollego con un'altra domanda molto generale, insomma, probabilmente anche difficile da rispondere, però quanto sono importanti le azioni individuali dal basso, cioè quello che ciascuno di noi può fare, oppure dobbiamo essere guidati da azioni che vengono imposte dall'alto, altrimenti il nostro quotidiano non serve? Allora, le azioni individuali sono importanti, ma non sono sicuramente sufficienti. Per una sfida così rilevante, ripeto, ridurre del 90% le emissioni in 30 anni, è chiaro che serve innanzitutto una grande scelta a livello macro, a livello di Commissione europea, a livello di accordo sul clima globale, politiche nazionali e regionali molto, molto incisive. Poi, certo, a livello individuale si possono mettere in campo una serie di comportamenti importanti. Io però vedo il ruolo individuale più importante a livello politico. Ossia, è importante che noi spegniamo le luci, teniamo il riscaldamento non troppo elevato, andiamo a piedi in bicicletta, tutte queste cose che sappiamo. Ma è molto più importante il nostro ruolo come cittadini nell'esigere dalla politica un cambiamento. È importante il nostro ruolo come, magari non tutti, però qualcuno come investitore, che ha dei risparmi e può decidere di garantire, ecco, di controllare che i propri risparmi non vadano a finire nel finanziare nuove centrali a carbone in Africa, per dire, ma vadano invece verso le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Quindi comportamenti individuali sono importanti, ma non soltanto come azioni virtuose per ridurre le emissioni. Va riscoperta forse una dimensione più collettiva dell'impegno per la mitigazione. Bene, io ringrazio il professor Caserini, Prego. ringrazio tutti voi che ci state ascoltando e vi do l'appuntamento la settimana prossima con la terza lezione di questo ciclo sul clima e il cambiamento climatico. E ci dobbiamo lasciare perché abbiamo un'altra diretta che parte fra poco. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Arrivederci. Arrivederci.